チャオトゥッティ、いつも僕の料理動画を見ていただいてありがとうございます。今日はイタリア中部ウンブリア州ペルージャに来ています。今日はペルージャの食についてこちらの岸江さんとトマスさんに紹介していただきたいと思います。では自己紹介をお願いしたいと思います。チャオトゥッティ、io sono Tomas Placidi、io vengo dal mondo della moda perché noi abbiamo un negozio che avevano i miei genitori, adesso lo porto avanti io, di moda italiana, e vendiamo anche in Giappone. Voglio anche sottolineare un fatto, che io sono orgoglioso di essere perugino, ma essendo sposato con una donna giapponese mi piace molto il rapporto fra Perugia e il Giappone, e siamo tanto contenti che Ryu è venuto qui con noi e ha imparato i veri piatti tradizionali della cucina contadina umbra. Grazie a tutti! 皆さんこんにちは、イタリアのペルージャに住んでおります岸江プラチディと申します。今日は龍介さんいらしていただいてありがとうございます。で、簡単に自己紹介をさせていただきます。主人の仕事の関係がありまして、ご縁がありまして、私もファッション畑でずっと仕事をしてきたんですけれども、もちろん今もその仕事は続けていますが、私と主人で小さなプラチディインターナショナルという会社を作りまして、そこに食材部門を立ち上げました。で、その食材部門の作るきっかけとなりましたのが、主人の親族一同で経営しておりますパーチノエミオというオリーブ農園で、そのオリーブ農園のオリーブオイルを使ってリュウスケシェフに3回にわたって一度、YouTube チャンネルで紹介していただいたんですけれども、そのご縁がありまして、今日は収穫期にぜひいらしていただきたいなと思いましたので、これからウンブリア州の、グアルドカッターネオというところの、フラントーイオオリーブ農園に行きまして、収穫の様子や作業の様子を見ていただいたり、あと私の大親友のお母さんがすごく料理上手で、とっても素敵なお家に住んでらっしゃるので、そこで、ウンブリアの郷土料理をリュウスケシェフに、勉強していただいたりしようと思っています。食材部門の方では、私の出身地であります山形県の、お米であるとか山形の特産品なんかをヨーロッパに輸出することもしてるんですけれども、それ私とトーマスが、山形つや姫特命観光大使というのを拝命しておりまして、そのきっかけもありまして、そういうこともやらせていただいております。こういう形でイタリアと、日本をつないで、いろんなその食文化の交流であるとか文化の交流であるとか、そういうことを、研修をしたりとか、そういうことにも力を入れてやっていきたいなと思っていますので、リュウスケシェフにもその一環としてぜひ楽しんでいただけたらなと思っております。どうぞよろしくお願いします。はい、それではリュウスケさん、はい、これからウンブリア州の伝統の食文化を体験しに行きましょう。はい、行きましょう。アンディアモー。Piacere. Ciao, buongiorno a te. Bene, grazie. Allora, siamo qui ospiti la signora Katia e il signor Aldo, questa parte meravigliosa dell'Umbria, e adesso andiamo a vedere come si facevano le vere vecchie ricette contadine umbre. Io sono Aldo, il marito di Katia, e abitiamo in questa casa da circa 15 anni. Questa è una tipica casa colonica dell'Umbria, è una casa dove appunto tanti anni fa c'erano dei contadini che lavoravano la terra e avevano anche degli animali. Questa casa è stata ristrutturata a misura di una vita più moderna e noi ci stiamo veramente molto bene. È una scelta di vita importante da condividere, perché siamo un po' fuori da ogni abitazione, e quindi insomma, però noi stiamo benissimo qui e ci stiamo bene. Abbiamo realizzato il nostro sogno.
abitare in campagna. Oggi facciamo la torta al testo, che è una cucina tipica umbra. Tipica umbra, sì. Che risale, che ha le radici molto molto indietro nel tempo. È considerata questa cucina un piatto povero. I contadini di una volta la facevano quotidianamente per mangiare, perché il pane si faceva ogni 15-20 giorni. Sì, certo. Allora, io per fare la torta al testo possiamo fare due varianti. Io intanto ho preparato la pasta lievita con il cubetto fresco, olio, farina, lievito e basta. E acqua. Ah, senza sale, senza zucchero. Io ci ho messo un pochino di sale. Un pochino di sale, però ce l'ho messo. Esatto. Poi, questa è la pasta lievita, come ti dicevo. Poi possiamo fare invece la pasta, quella che si lievita subito, con il lievito questo istantaneo. Ah, questo, che tu lo intridi e poi è già pronto. Ecco. Guardate, mi preme sottolineare un aspetto. Io ho una sorella che si chiama Matilda e che ogni volta che dobbiamo fare cucine, pranzi, lavoriamo sempre in tandem. Quindi anche oggi ho il piacere di presentarvela. Piacere. Matilda e la mia sorella. Quindi Matilda, vogliamo far vedere intanto, o vuoi farlo tu, Rui? No, prima vediamo per maestro, va bene. Allora, questa, come ti dicevo, è la pasta lievita e adesso la mia sorella ti farà vedere le versioni che possiamo fare con questa pasta lievita. Guardate, prima facciamo la torta normale. Guarda, abbiamo acceso i fuochi. Questi sono testi fatti apposta, che sono in Umbria, perché noi li cuociamo anche sopra il gas per una questione di comodità. Non tutti hanno il camino. Sì, certo. Quindi facciamo così. Allora, guarda, la torta, una volta rimpastata un po' e dato il senso del panetto, vedi? Lo chiamiamo panetto. 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 Allora, la Matilda ci farà vedere, la stende e poi la cuociamo. Le torte si possono fare o molto molto basse, più fine possibile, più fine, e allora dentro poi ci si mangia tutto quello che vuoi, dalla carne al prosciutto, a tutto. Se invece facciamo una carne con un po' di sugo, noi lo chiamiamo per esempio il pollo all'arrabbiata, allora è più buono per l'intingolo, per intingere, per come tingere, ho capito. Allora guarda, adesso la Matilda la metterà. Eccoci qua. Guarda. Tutti ecco, buchini tutti così. Buchini. Ecco. E poi anche con la forchetta un po' a schiacciare. Perché adesso abbiamo la ricetta, tanta farina, tanta acqua, tanto. Ma io e lei facciamo sempre, come si dice, a occhio. Certo. Quindi non siamo chef come te. No. Noi siamo più... Siete abituati, quindi noi siamo abituati. E questa è la torta semplice, la torta base, fatta con la pasta lievita del pane. Adesso facciamo la schiacciata. La pasta lievita, facciamo la schiacciata. Io stamattina di buon'ora, perché è meglio, ho preso una cipolla di Cannara. Cannara è un paesino a 25 km da qui, proprio rinomata, dove ci sono le cipolle, dove fanno proprio la coltivazione delle cipolle. Non a caso noi siamo nati a Cannara. Ecco. La storia campagna. La cipolla rossa. Cipolla rossa, ho capito. Guarda, io stamattina ho tagliato una cipolla abbastanza sottile. Poi ho preso nell'orto salvia e rosmarino. Salvia e rosmarino. Ho messo un po' di sale, ho messo un po' di olio, l'ho lasciata un po' macerare. Ho capito. Perché non la cuocio. Quindi così. Un po' marinato. Allora. Un po' marinato. Bravo, ecco. Bravissimo. Adesso per fare la schiacciata alla cipolla, guarda, stesso impasto, stesso tutto.
si prende la teglia, chiamiamola così, del forno, sì. Ci mettiamo l'olio, l'olio e poi mettiamo la... schiacciata, la più fine bravo, possibile, la schiacciata. La schiacciata la ricopriamo di questa cosa che abbiamo preparato e poi la inforniamo. Ecco. Questa, questa, pochino di pepe, eccolo qui Matella, pepe e l'olio. Pepe, ecco. Guarda l'olio com'è il nostro, che colore olio vostro, ecco. Questo è il nostro olio. Noi siamo, molti umbri sono fortunati perché hanno i piantoni di oliva. Ecco. Quindi molte famiglie riescono ad usare l'olio che producono loro. Ecco. A posto. Adesso, allora, un'altra variante che facciamo con la torta, con questo impasto qui, facciamo, guarda, facciamo la torta con l'aggiunta degli, li chiamiamo così, sfrizzoli del maiale. Sfrizzoli di maiale? Si chiamano sfrizzoli di maiale. Che cosa che sono? Che cose? Non capisco. Adesso ti spiego. No. Allora, il maiale ha tante parti, no? Si, ecco. Perde, si prende una parte della... ventresca, chiamiamola così, quella che è un po' grasso, più grasso, sì. Grasso e magro, si mette sul tegame e piano piano si scioglie grasso e si mette in un barattolo e ci si fa lo strutto. Strutto, capito? Strutto, sì, strutto. Tipo margarina, chiamiamola così. E quelli e il magro che resta così si chiama sfrizzolo e si fa con la torta, mischiando con la torta. Ho capito. Poi intanto ti anticipo, guarda come fa lei, la mette, la rigira, perché poi che cosa succede? Che quando tu la metti sul fuoco caldo, quegli diventa sfrizzoli si, ecco, capito, si diventa, gli dà un sapore. Ho capito. Questa torta è buona con gli sfrizzoli mangiata così, senza niente dentro, perché ecco perché è sapore di maiale, sì. Questa qui invece, questa qui, aprendola una volta cotta, ci possiamo mettere di tutto. Di tutto, ecco. Allora, i contadini vicino a noi, tutti gli anni, durante il periodo invernale, diciamo che da novembre, febbraio, gennaio, ammazzano quasi tutti il maiale. No. Ammazzano il maiale sempre in casa, cioè c'è il macellaio che va o chi ormai è esperto e lo fa da solo, ammazzano il maiale, aspettano un giorno e poi lo spezzano, quindi preparano i prosciutti, preparano le pancette, preparano le salsicce, capocotte di salame, li mettono per un periodo di tempo sotto sale, con una griglia tutto su un posto fresco con il sale. Una volta che questo maiale ha preso il sale, allora si lava con il vino, si mette il sale, si mette l'aglio e si preparano per poi consumare. Sempre di invernare questo. Si fa d'inverno per poi mangiare quando ti pare. Il prosciutto è buono anche dopo 2-3 anni. Ecco, per conservazione, no? Benissimo. Ho capito. E quindi qui non ci sono né conservanti né niente, perché è tutto fatto benissimo, davvero. Se posso aggiungere una cosa, un'altra tradizione che io mi ricordo, mia nonna lo faceva, che del maiale non si butta via niente. Allora, con il grasso ci facevano il sapone. Esatto. Ecco. Anche. Grasso, anche sapone. Grasso, cenere. Grasso, cenere, e facevano su un caldaio, doveva bollire, poi comperavano la soda, un pochino di soda che era anche un po', e facevano il sapone. La nostra nonna, guarda, ti ho preparato una cosa, guarda, la nostra nonna, guarda, questa era la nostra nonna, questa faceva il sapone perché non ci avevano niente, facevano il sapone su un grande... su un grande recipiente, poi una volta che si era raffreddato questo recipiente con questa roba, lo rovesciavano e veniva fuori una montagna di sapone duro, e poi lo tagliavano a pezzetti e se volevano essere un po' sofisticate ci mettevano dei, degli aromi, dei profumi per rendere questo sapone meno puzzolente. Un po' più profumato. Che storia, davvero. C'è molta tradizione. È molto tradizionale. Ti ripeto, del maiale non si butta niente. Niente. Assolutamente niente. Diciamo che io e mia sorella siamo molto attaccate alle origini.
quindi le tradizioni le rispettiamo molto, molto. Bellissimo. Ogni periodo dell'anno c'ha la sua specialità. Per San Giuseppe facciamo le frittelle, per la Pasqua facciamo la torta, per dicembre facciamo le pastarelle di San Nicolò. Quindi capito, noi siamo ecco molto attaccati. Chissà se le nostre figlie continueranno. Speriamo. Che ti dico? Io devo spiegare allora per il giapponese anche. Bellissimo davvero. Allora guarda, io dimmi, ti do qualche piccolo dettaglio, qualche ulteriore dettaglio. Allora, come ti ho detto prima, la torta, il testo, quella semplice, va poi farcita. Con che va farcita? Io ti dico le cose che sono più usuali da noi. Allora, questa è una coppa fatta con il maiale, con il tenerume del maiale, con gli orecchi, con tutte le cose fatte bollire. È il magro di maiale, ecco. E viene fuori la coppa, si chiama coppa. Poi noi ci mettiamo la mortadella, perché diventa, ha un bel profumo. Come mate? È anche l'affettato dei poveri. È anche l'affettato dei poveri la mortadella, ecco. Dice giustamente la mortadella. E poi il prosciutto, il prosciutto che è un classico. Ecco, più classico. Il prosciutto è un classico. Poi con che la farciamo? La farciamo, guarda, stiamo ripassando in padella la verdura cotta. La verdura cotta, guarda, ti dico i nomi che conosciamo noi, poi magari in italiano non sono questi, però qui ci sono i grugni di macchia. Grugni di macchia? Grugni di macchia. Poi ci stanno le rapastelle. Poi ci sono i gruspinni. E poi c'è la cicoria. La cicoria è quella selvatica. Va ripassata in padella con un po' d'aglio, senza starlo a tagliare, ma ce lo mettiamo intero, e l'olio, un pochino di sale. Perché con queste verdure ci mettiamo le salsicce. Ah, che buona! Che abbiamo tirato fuori proprio adesso dal fuoco. Ecco, cotto da di legno. Quindi che cosa si fa? Si apre la torta, si mette uno strato di verdura, si prende la salsiccia che si taglia a metà, e poi si mette sopra e si chiude. Davvero buono, assolutamente, ecco, buona farcita. Questa è la farcitura della torta, guarda, adesso la Matella ti farà vedere, guarda. Taglia più fine. In Umbria esistono tante sagre. Adesso magari con il lockdown o con questo momento di pandemia non ce ne sono molte. Però aspetta. Allora, alle sagre è un classico la torta al testo, poi scegli tu quello che metterti, guarda, guarda, così, tu quando vai alle sagre, ti nutri così, ecco, per portare via, quindi questa è con la salsiccia, questa è con la mortadella, questa dovresti assaggiare adesso, perché è calda, ecco, buona adesso, ecco. Allora, prendetene un pezzo, Ryu. Sì. Questa senti un po'? Sì. Allora, posso assaggiare? Adesso assaggiamo io. Insieme, vai. Davvero buona. È buona, Ryu? Assolutamente. C'è profumo. Questa è la torta al testo. Ecco. Questa è la torta al testo classica. Veramente classica. Cioè, è come se vai a prendere una giacca, la vuol classica, questa è classica. Ecco, classico, assolutamente. Nell'erba campagnola della salsiccia, qui da noi si dice, è la morte sua. Ecco. Ecco.